È un grande piacere essere con lei, comandante Angelo Usai, comandante degli elicotteristi della Sardegna. Oggi non è in divisa. No, vabbè, e oggi diciamo che sono qui per assistere a questa manifestazione con piacere. Come avete potuto notare, abbiamo simulato un intervento con recupero tramite il vericello di un traumatizzato utilizzando la barella che più volte utilizziamo, anche se ci crea dei problemi, ma tante volte il traumatizzato deve essere per forza messo dentro la barella e quindi è un lavoro, praticamente una missione abbastanza laboriosa. Oggi ad esempio l'elicottero era impegnato tutto il giorno, dal stamattina nella zona nuorese per recuperare le persone che sono cascate in un dirupo, e poi un incidente si è verificato a Bosa di un ultraleggero che è rimasto lì, questo ferito, nonostante ferito è riuscito a chiamarci con il telefonino, gli è servito di aiuto per essere recuperato. Il viceprefetto, il dottor Meloni, ben ritrovato, oggi non sta capitanando questa squadra perché so che era molto impegnato, però non poteva certo mancare a questa manifestazione. Grazie prima di tutto, è vero, io oggi ho dato forfè perché a parte gli impegni che avevo e poi durante la settimana non sono stato troppo bene, quindi ho dovuto necessariamente dare forfè, però naturalmente non potevo mancare a questa manifestazione che ormai credo sia diventata tradizionale nel calendario delle manifestazioni primaverili del maggio sassarese in qualche modo, e che veramente ci riporta insomma in una dimensione così importante, che è quella della beneficenza prima di tutto. È apprezzabile davvero il nostro Antonello Zallo che anche quest'anno ha organizzato in maniera così, così perfetta, meticolosa, devo dire, in tutte le sue parti questa manifestazione. Con noi il colonnello Stefano Ortolani, buonasera, ben trovato, grazie di aver partecipato. Lei tra l'altro ha seguito la vicenda di Carro e Frau proprio quando è successo. Sì, purtroppo io quei giorni ero proprio il comandante del nucleo operativo e quindi assieme a tutti gli altri camion di Sassari e tutte le altre forze di polizia abbiamo condotto le indagini che hanno permesso poi di scoprire i responsabili della strage. Ora lei non sta più in Sardegna perché so che è fuori. Sì, sono un altro comando, un comando centrale che comunque ha competenza anche sulla regione Sardegna e mi occupo delle operazioni. E com'è l'emozione di ritrovarsi ancora in questo stadio a commemorare due carabinieri scomparsi? Beh, tornare in Sardegna per me è sempre una bella cosa, motivo di commozione, ma soprattutto pensavo prima che è un bel modo di commemorare, però è una cosa a cui non ci si abitua. Ci si può andare avanti, però la morte di due persone non si può mai abituare. L'arma è stata colpita anche in Nasseria, lì ho perso anche degli amici, delle altre persone che conoscevo, addirittura un mio diretto collaboratore. Non ci si può abituare e per questo bisogna però andare avanti.